ma ad ogni passo passa il tempo e me ne abbasso. La mia guardia a testa alta dalla cima che ho scalato. Starte m'ha dato tutto, ha scelto il mio cammino. Lo percorro a capochino solo quando lo ringrazio. Che si dice? Oh. Saliamo? Sì, sì. Smaschera finzone di certi spaventa passeri, più facili tagliole che individua passi rapidi. Tra sti palazzi l'apparenza è da padrone, con gli scavi in costruzione di templi dorati, consistenza di cartone, lupo della situazione. Soffio sopra e sotto sopra, metto sti porci blindati. Come vedi differente da quello che ormai vedi, a spasso sopra i marciapiedi, siamo alieni tra i passanti. È la forma genuina di culture d'antenati, con l'amore in prima linea tra i motivi più importanti. E io lo faccio dal giorno 1. Riguardami un po' del disco, tizio. Il titolo Psicanalisi del vuoto, diciamo che è nato quando ancora stavo tra i banchi a scuola, perché comunque è un progetto cominciato inizio 2012, poi man mano è stato completato anche durante il percorso che c'è stato nell'anno del 2012-2013. Paesaggio affievolito e gli addonato, colorito, l'hai capito? A me mi è caduto molto all'occhio la frase che c'è nel primo pezzo di Introspettivo, sì. Quella dice Tiziano incontra sé, io e l'incontro a inizio, okay. Parli un po' di questa cosa qui. Qui si tratta di un conflitto tra Tiziano e Seo, perché comunque durante il percorso musicale, non, perché anche al di fuori della realtà musicale c'è un conflitto tra Tiziano e Seo. Che delle volte Seo è troppo impulsivo e reagisce di fretta, mentre Tiziano vorrebbe lavorare più con calma e delle volte sono in conflitto tra di loro. Quindi, come mi dicevi prima, un conflitto interiore tra quello che Tiziano vorrebbe essere o quello che dovrebbe essere. Esatto. Ho capito. Va bene, va bene. Senti, i pezzi consigliati del disco, se dovessi... Io li consiglierei, cioè consiglierei più che altro di ascoltarlo dall'inizio alla fine, perché cioè, i pezzi sono collegati tra loro ed è una storia completa. Sì, esatto. Però se dovessi indicare tre pezzi per, diciamo, avere una visione generale del disco. Indicherei Lascio una traccia, forse Il sole c'è, magari anche Dal giorno 1. O come dicevamo prima, Introspettivo. Un percorso che c'è, sì. Ok. E più che altro quello che rappresenta di più proprio il disco è Escape, perché narra la storia di un uomo che si risveglia in carcere e questo, alle sue vicende. Sì. Quindi, mi dicevi prima che tutti i pezzi, o almeno la maggior parte che sono collaborazioni, sono nati di getto, gli altri invece sì. A Bologna, quando hai fatto il corso, esatto. Con Ia. Proprio il pezzo Escape è nato a Bologna, perché sentivo l'esigenza di evadere. In Bologna mi ha ispirato particolarmente per scrivere questo pezzo. Progetti futuri, Tiziano? Diciamo che difficilmente faccio progetti per il futuro, perché credo che le cose vadano fatte per quello che si prova al momento. In futuro sicuramente ho intenzione di realizzare un altro disco, però di questo ne parlerò forse l'anno prossimo. Attualmente sto collaborando con altri ragazzi, a breve usciranno un pezzo con Fifreddi di Treviso, un ragazzo di Treviso, poi uscirà un pezzo con Chiasmo, poi uscirà un pezzo su una strumentale reggae in collaborazione con Reggaesta, e probabilmente ci sarà anche una strofa di Mats Wilander. Poi un ultimo pezzo con un ragazzo che produce soprattutto per artisti americani, si chiama G. Il poveretto non ha altro da inventare.